19 aprile, buonasera a tutti, bentornati a una nuova puntata con Good Night Milano. Eccoci qua, li avete già qui con me, le nostre ospiti di questa sera. Sono alla mia destra Odile Robotti e Elena Fontanella di Dress for Success, una realtà molto interessante di cui appunto parleremo questa sera. Buonasera e benvenute a Good Night Milano. Grazie. Buonasera. Allora, ho detto Dress for Success, ho detto giusto, si chiama così. Ok, la Sì. vostra organizzazione, di che cosa si tratta, come è nata, che cosa, e quando è nata? Elena, vai. Allora, entrambe siete fondatrici della Sì, versione ambasciatrici milanese, no? fondatrici, Quindi. esattamente. Allora, l'associazione è nata un anno fa, nel marzo del 2018. La nostra missione è quella di aiutare le donne che sono rimaste ai margini del mondo del lavoro per i motivi più svariati, quelle che sono state licenziate, quelle che sono al loro primo ingresso nel mondo del lavoro, quindi penso alle giovani ragazze al primo impiego, le donne straniere che quindi si trovano ad avere a che fare con una realtà diversa da quella del loro paese di origine e quindi hanno delle difficoltà anche di tipo culturale ad approcciarsi a un nuovo mondo del lavoro differente. Quello che noi le aiutiamo a fare è a diventare professioniste nella ricerca del lavoro, in un percorso articolato ma flessibile a seconda delle esigenze delle varie donne e di cui possiamo approfondire Ecco, appunto, le tappe. come lo fate questo? E soprattutto a che donne vi rivolgete? Ci rivolgiamo alle donne che hanno l'esigenza, le donne che ci trovano, noi diamo per scontato che le donne che, avendo conosciuto la nostra realtà, che si rivolgono a noi, abbiano l'esigenza di trovare un nuovo lavoro. E le intercettiamo facendoci conoscere, spiegando qual è il nostro progetto e per quelle davvero interessate iniziamo un percorso che normalmente si articola in tre momenti. Il primo momento è quello della revisione del curriculum, perché a tanti di noi sembra una cosa scontata, ma scrivere bene un curriculum che possa risultare interessante per chi lavora nelle risorse umane non è così facile. Ci sono i curricula troppo lunghi, quelli troppo poco dettagliati, quelli troppo dettagliati. Le nostre volontarie delle risorse umane insegnano come scrivere il curriculum nella maniera più appropriata. E poi si fa un bilancio delle competenze in un secondo incontro in cui si chiede alla persona che cosa vorrebbe fare, a prescindere da quello che ha fatto in precedenza, ma che cosa vorrebbe fare, che cosa sarebbe in grado di fare, e si fa una simulazione del Non è colloquio. se facile quella fase lì, no? Perché un po' uno magari gli viene da dire, ma sì, cosa vuoi fare? Qualsiasi cosa. Invece so che ad esempio quella è la risposta più sbagliata da dare, Una giusto? risposta sbagliata, esatto. O meglio, si O meglio, capisce la non buona è che si volontà capisce da parte di chi dà infatti. questa risposta, però non è la cosa che colpisce chi di lavoro fa il recruiter. Bisogna dire nello specifico che cosa si sa fare, che cosa si vorrebbe fare. Forse quello che Appunto, magari conviene. serve una mano per scoprire che cosa uno Sì? poi sa fare, magari non è neanche capace di conoscere da solo, no? Cosa è capace di fare. Esatto, e poi di indirizzare la risposta a seconda di chi ci sta facendo l'intervista. Se mi sto candidando per la posizione di postino, non do la ris stessa risposta se mi sto candidando per la commessa della libreria, ovviamente. Insomma, un'idea molto interessante. Come è nata questa idea, Odile? Allora, è nata negli Stati Uniti molti anni fa, dove una donna molto interessante che si chiama Nancy Lublin si è presa a cuore le donne meno fortunate di lei, ha avviato questa associazione che poi negli Stati Uniti si è espansa molto rapidamente. Adesso è in un numero impressionante di città, non so più dire quante. Questo succedeva una ventina d'anni fa, oramai Dress for Success è in 30 paesi del mondo, in tante città. È un modello che si evolve città per città, infatti, per esempio, in Italia c'è anche Dress for Success a Roma. Ecco, appunto, nel nome però avete questo dress, no? Questo vestito, che diventa un po' il simbolo di tutto questo percorso, giusto? Come funziona questo discorso del vestito, del dress? E la cosa che ci connota di più, perché è la cosa più unica, e il culmine di questo, diciamo, la tappa finale di questo percorso è la vestizione con un abito professionale
noi li raccogliamo, ci vengono donati da aziende, da amiche, da persone che vengono a sapere della nostra associazione, vengono catalogati, organizzati. Adesso Elena spiega meglio come. E le donne nell'ultima fase, con una personal stylist, scelgono il vestito più appropriato per il loro colloquio che poi viene donato. Ma racconta un po' del magazzino perché siamo molto orgogliose Sì, del nostro magazzino con perché boutique. esatto, un magazzino con boutique, ne siamo orgogliosi perché è stato un lavoro abbastanza pesante di trasporto, scatoloni numerosi e siamo contenti ovviamente di aver No, tutti ricevuto appunto questi donati tutti donati da benefattori, da benefattori. persone che hanno detto: mi piace questa causa che voi avete sposato, mi piace l'idea che volete aiutare queste donne a reinserirsi appunto o inserirsi per la prima volta anche a volte nel mondo del lavoro, anche appunto tramite una presa di coscienza proprio anche della propria essere donne, essere lavoratrici, no? Assolutamente sì, abbiamo ricevuto donazioni da persone, amiche, conoscenti che man mano ci conoscevano col passaparola, ma anche da aziende che hanno L'azienda. fatto come volontariato aziendale la raccolta di capi di vestiario idonei per il E nostro tutti questi scopo. capi dove sono finiti? Sono finiti da Fabric a Quarto Giaro, dove abbiamo uno spazio boutique allestito con magazzini, appendini, specchi, armadi che man mano ci procuriamo, perché man mano aumenta il numero di capi che dobbiamo collocare e catalogare, Giusto. inventariare, motivo per cui abbiamo bisogno eventualmente anche di volontari che ci aiutino. E in questa sede, l'ultima tappa del percorso con Dress for Success è la consulenza di stile, per cui abbiamo alcune volontarie che di lavoro fanno le consulenti di stile, che per noi a titolo gratuito come volontarie si prendono cura delle nostre beneficiarie. Quindi anche qua con un rapporto uno a uno c'è un momento in cui la persona viene studiata nei suoi colori, le forme, è alta, è più alta, è più bassa, le sta bene la gonna, le stanno meglio i pantaloni. E viene donato un capo a seconda di quello che appunto è più idoneo per questa persona. Questo è appunto il punto finale del percorso. Vi diciamo, si inizia invece magari semplicemente guardando un attimo il curriculum. Nel mezzo di cosa troviamo invece? Sul percorso. Colloqui simulati, Ah. esattamente. Perché anche questo non è qualcosa che si può improvvisare, così come il curriculum non è scontato, anche il momento del colloquio non si può dare per scontato, bisogna arrivare all'intervista, posto di averla avuto l'occasione di conquistarsela, bisogna arrivare preparati, per cui le nostre volontarie che lavorano nelle risorse umane preparano le candidate, le beneficiarie a farlo nel migliore dei modi, per cui cosa devo dire di me, che cosa non devo dire, come lo devo dire, a seconda Ci sono delle delle. cose che non vanno dette. Perché la Beh, gente si è preoccupata di dire: no, ma non dico le bugie, non dico. Sono bugie, cioè, sono diciamo come bisogna piccole dire la verità, no? verità, questo certamente, però in maniera intelligente, nel Ok. senso. Presentare il profilo migliore. Presentare il profilo migliore, ecco, giusto. Diciate un anno ormai che siete operative su Milano, sono una boutique ormai avviata in quella di Quarto Giaro. I numeri cosa dicono? Quante donne avete aiutato finora? Finora siamo a una trentina di Wow. donne aiutate. Che tipo di donne avete incontrato nel vostro cammino? Di tipo diverso, abbiamo incontrato le donne laureate, che dopo una carriera professionale anche intensa e soddisfacente purtroppo hanno perso il lavoro per delle chiusure aziendali. Sto pensando, mi vengono in mente almeno un paio di architetti, mi viene in mente una laureata in economia che per un'acquisizione aziendale c'era una sovrapposizione di ruoli ed è rimasta a casa lei. E questi sono forse dei casi davvero particolari. La maggioranza delle donne, sono i profili più svariati, c'è quella che ha fatto la commessa, c'è quella che ha fatto la commerciale, quella che si occupava della vendita dei cosmetici al dettaglio, quella che lavorava nella libreria, insomma, ci sono veramente i più svariati profili. Se ho bisogno appunto, o meglio, no, co come vi trovo? Cioè, come faccio a sapere che esistete e dove posso venire a trovarvi? Allora, noi siamo presenti sui maggiori canali social, siamo presenti su Facebook, su Instagram, siamo presenti anche su LinkedIn. Si può scrivere il nostro indirizzo mail, milan@dressforsuccess.org. Capito.
mettiamo tutti i contatti poi nei commenti a questa diretta. E sicuramente possiamo, insomma, contattarci con il passaparola, Fate anche contattarci. delle iniziative per cui posso venire e capire meglio quello che fate. Ad esempio, c'è qualcosa in questi giorni che uno possa, o nelle prossime. Dunque, adesso in questo mese non c'è organizzato nulla. A cavallo tra maggio e giugno volevamo organizzare un seminario, sempre presso Fabric, che ci destina alcuni suoi spazi. Organizziamo dei seminari con vari argomenti. I primi che abbiamo fatto hanno avuto come tema il look da lavoro e il look da colloquio. Vogliamo organizzare, sarà il prossimo, spero per maggio o giugno, sui temi legali del lavoro, del contratto di lavoro. Quindi quando io, dopo una ricerca, finalmente mi propongono un contratto, che cosa mi devo aspettare dal datore di lavoro e viceversa, che cosa devo garantire al mio datore di Quella lavoro? famosa lettera in bianco, la devo firmare o Cioè, no? Ad magari esempio, no. magari no, non so, ad esempio. So che è tornata molto di moda ultimamente, Non, per fortuna, poveri noi. non so detto Quindi, per comunque. fortuna, insomma, le mie ragazze vengono preparate anche le persone, appunto, anche a reagire a certe situazioni che magari Esatto, possono anche certo. destabilizzare, e magari uno poi nel momento del firma qualunque cosa pur di, invece, insomma, è giusto anche sapere cosa stai andando a firmare e perché lo stai facendo. Tante iniziative, appunto, interessanti. Se io voglio, però, appunto, cioè, come posso fare? Devo scrivervi? C'è una selezione? Come funziona, appunto? No, al momento non c'è nessuna selezione. Se veniamo contattati tramite questa casella mail di cui parlavamo, la beneficiaria viene poi contattata, si risponde alla mail, si chiede un numero di telefono, se la persona ovviamente lo vuole fornire, e a quel punto comincia il percorso, viene contattata, si fissano degli appuntamenti e c'è l'assegnazione della volontaria. Ecco, non vi danno un lavoro, cioè ci tengo a sottolineare questa cosa, non è Purtroppo un'agenzia di no. collocamento, no? Nel Purtroppo no. senso, vi possono aiutare però ad essere più preparate, no? A trovare poi un lavoro e a sapere verso, insomma, essere più consapevoli di quello che si va a fare. Questo sì è importante. E io ci tengo anche a dire quello, non sottovalutate proprio l'investimento verso il cercare di rendersi appunto più sul pezzo, più probabilmente appetibile anche per dei colloqui, piuttosto che dire mi cerco il primo lavoro che passa e poi dopo lavorerò su di me. No, anzi, credo che il lavoro proprio su se stessi sia fondamentale, cioè lavorare su se stessi per mettersi nell'ottica anche che la ricerca del lavoro è una cosa importante, non tanto perché è un lavoro, ma è perché appunto poi ne va del futuro, no? Cioè, E certo, infatti noi incoraggiamo le donne a investire su se stesse e una delle ragioni per cui noi esistiamo è proprio che le donne sono un po' i vasi di coccio tra i vasi di ferro in un mercato del lavoro che è difficilissimo per tutti e spesso le donne non hanno quelle reti, quei supporti, però ci siamo noi di Dress for Success. chi opera all'interno di Dress for Success? Abbiamo detto appunto sono tutti volontari, a proposito, poi ricordiamo appunto le beneficiarie hanno tutto questo gratuitamente, insomma, appunto è un'opera E di certo. volontariato. Chi sono i vostri volontari? I nostri volontari, dunque, siamo circa una trentina di volontarie, tra volontarie che noi chiamiamo le volontarie jolly, che Volontari, tutte hanno donne? tutte, quasi Abbiamo tutte un donne. Abbiamo un uomo. uomo e poi abbiamo un Samir che è il nostro Coordinatore coordinatore grande. factotum, veramente. Siamo quasi tutte donne, siamo circa una trentina, alcune appunto dicevo avevano dei ruoli jolly, quindi ci sono quelle che si occupano dei temi legali, lo statuto dell'organizzazione, ci sono quelle che seguono l'amministrazione, quelle che si occupano del fundraising, quelle che si occupano della gestione delle beneficiarie. E poi c'è invece un gruppo di sempre una quindicina di volontarie HR, quindi che nel lavoro, nella vita normale lavorano nelle risorse umane e che invece a titolo gratuito volontario per noi si occupano degli incontri con le beneficiarie e sono loro che seguono le beneficiarie in tutto il percorso, in un rapporto sempre di uno a uno. Che spesso cerchiamo di ottimizzare, quindi se una volontaria è specializzata in un certo tema, viene fatta incontrare che la beneficiaria che ha una particolare esigenza. Ci sono anche alcune psicologhe, perché alcune delle nostre beneficiarie hanno questa esigenza. Il percorso, insomma, è molto, molto flessibile. Qual è la più grande soddisfazione che hai avuto finora?
Ah, guarda, quando ha trovato lavoro la prima beneficiaria sulla nostra chat di WhatsApp ci siamo scatenate. Se avessimo vinto al Totocalcio non saremmo C'era state più contente. l'entusiasmo. Sì, no, eravamo veramente al settimo cielo, era la prova che tutto questo aveva un senso, che poteva funzionare. Perché quando tu porti un concetto che è americano, è vero che anche in altri paesi del mondo, in Italia hai sempre l'incognita, funzionerà anche da noi. E quindi lì abbiamo avuto un po' la prova che funzionava e poi ne abbiamo avute varie altre di prove. Però insomma il fatto di poter aiutare delle altre donne per noi è molto importante, è una cosa che ci gratifica e ci fa sorridere. L'entusiasmo nelle beneficiarie una volta che hanno finito il percorso, a prescindere che trovino o meno il lavoro, chiaramente sono tanto più contente se lo trovano, però si crea proprio un rapporto quasi di amicizia con le persone che le hanno seguite Molto in interessante quello che hai detto, questo perché effettivamente, cioè, è vero, sì, speriamo sempre di trovare il lavoro alla fine di questo percorso, però forse neanche quello è l'obiettivo vero e proprio finale. Cioè, l'obiettivo finale è quello di uscire da questo percorso, mi torna questa parola, consapevoli, cioè di sì. sapere veramente quanto si vale, qual è il proprio valore ed averlo tirato fuori Esatto. totalmente, e a quel punto forse poi è più facile appunto trovare, perché uno quando Esattamente. va a colloquio si trova davanti a una persona, una donna in questo caso, che sa quello che vuole. Esatto. Tante le ragazze e le donne che avete aiutato, immagino appunto molte che vi ancora, con cui siete rimasti in contatto, immagino. Se qualcuno volesse fare volontario invece, c'è la possibilità, cercate volontari, de cosa devo saper fare per fare il volontario con voi? Anche se sono maschio posso fare il volontario con voi? Ok. Sì, noi abbiamo appunto volontari che si occupano di svariati temi, come dicevo prima, ci sono quelli che seguono il fundraising, quelli che seguono il magazzino, non l'ho detto prima, ma per esempio la gestione del magazzino ci impegna un sacco di tempo e di energie perché abbiamo tanti capi da catalogare. Poi chiaramente le volontarie delle risorse umane sono sempre benvenute. Chiunque voglia fare il volontariato con noi, può contattarci sui nostri social, può contattarci all'indirizzo mail di cui parlavamo prima. Perfetto. Mi sembra che insomma, abbiamo detto tutto, direi che appunto le coordinate le potete trovare anche nei commenti alla nostra diretta, la pagina internet, cioè la pagina Facebook, la mail a cui scrivere, diciamo appunto la mail, basta scrivere, giusto? Poi non c'è appunto una selezione all'ingresso, ci sono, ma ovviamente credo farete poi dei colloqui per conoscere meglio le persone, le proprie storie, per capire poi come indirizzare meglio Ma questo siamo molto percorso. accoglienti e anzi, se posso lanciare un appello, se Prego. avete un'amica, una conoscente, una sorella che sapete che sta cercando lavoro e magari vedete che gira in tondo, che non riesce a trovare la sicurezza, non sa bene come muoversi, segnalatela alla nostra associazione perché noi l'accogliamo a braccia aperte. Anche molto interessante questo appunto, non è un discorso di se non trovate lavoro andate da loro, non è questo, ma appunto se vedete qualcuno magari la vostra, o voi stessi o una vostra amica che ha difficoltà nel mettersi in gioco, nel cercare il lavoro, nel mettersi a volte proprio a nudo quasi, perché insomma bisogna comunque cercare proprio di ritrovare quella se stessa per andare poi di fronte al patibolo del colloquio, che è sempre abbastanza complicato, beh insomma basta, i contatti li avete, li vedete appunto sotto la nostra diretta. Qui abbiamo due delle fantastiche 30 pass volontari appunto di Dress for Success. Davvero, io vi ringrazio tantissimo per essere qui con noi questa sera. Grazie Complimenti dell'opportunità. davvero per il lavoro che fate. Noi faremo di tutto per spargere in giro la voce il più possibile della vostra realtà. Se qualsiasi Contiamo. cosa facciate, fatecelo sapere, così noi Sì. daremo conto di tutto quello che fate sul territorio milanese. Insomma, io sono ben contento che Milano per l'ennesima volta fa vedere come delle belle storie, anche appunto che arrivano dagli Stati Uniti, si possono prendere, adattare o comunque far entrare nel nostro tessuto e soprattutto avere poi i risultati che sono quello che conta. Quindi davvero complimenti, complimenti a Odile Robotti e Elena Fontanella di Dress for Success. Grazie. Grazie mille davvero, grazie a tutti voi che ci avete Buonasera. seguito. Buonasera. L'appuntamento con Goodnight Milano ritorna mercoledì, noi siamo sempre qui e vi diamo appuntamento appunto alla prossima puntata di Goodnight Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.